Running Scenery inizia da qui, il piccolo e antico borgo di Radi, in provincia di Siena. Mi trovo a 264 metri d'altitudine sul livello del mare e da qui, attraverso un percorso ondulato molto collinare, percorrerò alcuni tratti dell'antica strada romana, la via Cassia, ma anche quelli della via Francigena, la strada che percorrevano i pellegrini che partivano da Canterbury in Inghilterra per raggiungere Roma. Saranno circa 30 km la lunghezza del percorso che mi porterà sul punto più elevato della città di Siena, la Piazza del Duomo. Seguitemi! È un percorso nervoso, sali scendi, impegnativo, ma molto divertente. È anche il percorso della famosa gara ciclistica, l'Eroica, tutta su strada sterrata. Quando si corre sullo sterrato, ovviamente gli impatti sono minori, quindi è più agevole e meno traumatico. Mi mancano poco più di 2 chilometri per arrivare a Porta Romana, l'accesso di Siena, ed è molto suggestivo il passaggio alla Certosa di Maggiano, un antico monastero risalente al 1314, oggi uno dei più eleganti hotel di Siena. Eccomi finalmente arrivato a Siena, questa è Porta Romana, terminata di costruire nel 1329, è l'accesso più importante della città. La lunga salita di Via Roma mi ha portato in Piazza del Campo, uno dei luoghi simbolo di Siena. Sto correndo sopra il lastricato in pietra serena, la pietra grigia tipica di questa zona. Quando i cavalli corrono qui invece viene cosparso del tufo per terra per dare più grip. Lorenzo, buongiorno. Hey, ciao. Ciao. Ho corso 25 km, sono partito da Radi. Avrei bisogno di un piccolo integratore. Ma senz'altro, ci penso io. Grazie. Cosa mi dai di buono? Guarda, appena sfornato ho il pan pepato, che naturalmente è un prodotto ricco di frutta secca, canditi, spezie. È molto calorico, però per te va benissimo. Un integratore speciale perché contiene grassi buoni, il miele e quindi la benzina che mi permette di continuare. Proprio grazie così. Come sempre, complimenti. Grazie. Ciao. Ciao Paolo. Eccomi arrivato al termine del mio percorso, il punto più elevato della città di Siena, Piazza del Duomo. 322 metri sul livello del mare e questa alle mie spalle è la fantastica facciata della cattedrale. Ma non ho ancora concluso, andrò a terminare, come da tradizione, dove venivano ospitati e rifocillati i pellegrini e i viandanti che percorrevano la via Francigena, Santa Maria della Scala.
Quando si entra nella sala del pellegrinaio bisogna ricordarsi di trattenere il fiato perché lei te lo toglie completamente. Un grande volume terminato di costruire nel 1380, completamente affrescato. Qui venivano ristorati gli antichi pellegrini che percorrevano la via Francigena in direzione di Roma ed è qui che termina il mio viaggio entusiasmante di Running Scenery a Siena.